In genere si prega per ottenere aiuti, grazie, per compiere meglio la volontà di Dio. Questa sera vogliamo pregare con atteggiamento di chi vuole ringraziare. Noi vogliamo ringraziare il Signore. Ringraziare per la presenza continua per tanti anni ha concesso a noi di essere qui, esattamente per me 29 anni, un po' meno per Padre Giovanni, ma intenso e assiduo è stato il nostro impegno in questo luogo a noi particolarmente caro. Qui siamo nati, qui siamo cresciuti, qui abbiamo avuto attraverso i genitori, attraverso le monache e i frati, la prima indicazione di come poteva essere svolta la nostra vita, e qui siamo rimasti per tutto il tempo necessario per questa preparazione. Padre Giuseppe Serrotti ringrazia il Signore per i 29 anni di ministero al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena. Lui alla fine ha deciso di obbedire ai suoi superiori, l'ordine dei predicatori, che ha deciso di mandare lui e il fratello Giovanni alla casa San Domenico di Fiesole per tutelare la loro salute. I due frati, definiti ribelli in queste settimane, si erano fortemente opposti a questo destino. Alla fine sono stati divisi, mortificando in modo incredibile la sua sensibilità. Tanto che ora si può dire che lui sta soffrendo. Eppure proprio padre Giuseppe in questo convento aveva assistito fino al suo ultimo giorno il suo predecessore, padre Serafino. Padre Giovanni infatti non ha intenzione di lasciare il santuario. Possibile assisterli qua? Per me sì, perché c'erano diversi volontari, anche volontari medici, volontari laiche domenicane e volontari tutti. Ho vissuto tanti anni fuori. Da quando sono rientrata ho trovato qua una gioia nel cuore. Adesso ho festeggiato 50 anni di matrimonio e padre Giuseppe è stato bellissimo, semplice però bellissimo. E mi dispiace tanto questo, non è giusto. Anche per il sottoscritto ne arrivate imperiose disposizioni di questo genere. Io rimarrò qui. Loro lo sanno, ho detto per scherzo, se non vengono i carabinieri a prendervi. E da qui cercheremo di seguire padre Giuseppe. Perché io spero che ritorni qui e ci ritorni pieno di forza.